anni nella Marca l'esperimento della vaccinazione con accesso libero per i 4.700 nati nel 1936. Sindaci mobilitati per avvisare gli anziani ai centri numeri anticoda, visto anche il rischio pioggia. In arrivo per l'US 2 una nuova fornitura di oltre 20.000 dosi di vaccini Pfizer e AstraZeneca consentirà di non sospendere la campagna da lunedì al via le chiamate ai pazienti diabetici. Ieri l'appello di Zaia ai volontari che vogliono dare una mano nella lotta contro il Covid. Imponente la risposta delle persone, tra questi c'è una negoziante di Treviso. Mentre il governo pensa all'obbligo vaccinale per il personale sanitario, un infermiere guarito con difficoltà dal Covid racconta la sua storia. Il vaccino, dice, è un dovere morale. L'aggressione a Marta Novello, la giovane accoltellata da un quindicenne, la speranza è che la ragazza possa tornare presto a casa e l'intera Mogliano è pronta a far festa, dice il sindaco. Un altro dei luoghi della storia e della cultura di Treviso in vendita è la cucina di Tony Benetton a Sant'Artemio, l'annuncio nel sito di un'agenzia immobiliare. L'ultima volta che aveva indossato la fascia tricolore era il 2013. Dopo 8 anni Gentilini rompe la promessa per celebrare il matrimonio dell'amico Beppi Basso. Una via crucis multimediale dalle forti suggestioni è quella andata in scena ieri sera nella chiesa di San Biagio di Callalta. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Ci siamo, domani il Vax Day per la Marca, la prima sperimentazione di vaccinazione ad accesso libero. Coinvolgerà 5.000 anziani e le istituzioni sono in campo mobilitate. Queste le istruzioni e le raccomandazioni della Direzione Generale e del Sindaco Conte. Sono oltre 4.700 gli 85enne trevigiani chiamati domani a sperimentare per primi la vaccinazione con accesso libero. 4 le sedi in cui i nati del 1936 potranno ricevere il vaccino: Bocciodromo di Villorba, Foro Boario di Oderzo, Centro Culturale di Riese e Campo Fiera di Godega. Qui al mattino effettuerà un sopralluogo il presidente del Veneto Zaia. L'orario di accesso degli anziani andrà in base al mese di nascita: le 8 del mattino gennaio, le 9 febbraio, le 10 marzo e così via, con l'invito a spalmarsi durante l'intera ora e non assembrarsi all'inizio. Domani si prevede purtroppo una giornata che potrà essere piovosa. Allora mi raccomando, venite assolutamente nel mese a voi dedicato. Ci saranno gli operatori della protezione civile che avranno i numeri, per cui nessuno perderà il posto, non servirà a stare in coda. Se dovesse piovere, state nelle vostre macchine, vi sarà dato il numero grazie alla protezione civile e vi chiameremo noi chiamando il numero quando è il momento della vaccinazione. In caso di marito e moglie, entrambi classe 36 ma nati in 2 mesi differenti, potranno recarsi a vaccinarsi insieme nella fascia oraria dedicata a uno dei due. Può farsi vaccinare anche l'accompagnatore, familiare o badante, a condizione che abbia più di 65 anni. L'ULS 2 terrà a disposizione per ogni evenienza 8.000 dosi complessivamente. Agli anziani viene chiesto di presentarsi con il foglio dell'anamnesi già compilato. Se questo riuscite a farlo con i vostri figli, con il vostro nipote che vi dà una mano, eccetera, ci aiutate ovviamente a fare più veloci. Vi ricordo che di fronte a voi, che vi farà l'anamnesi, sarà un medico, per cui fidatevi di lui, perché è una persona che ha esperienza. Quindi quando vi dirà può fare il vaccino, vuol dire che si può fare il vaccino senza rischi. L'AstraZeneca funziona molto meglio nelle persone anziane, che hanno ovviamente meno difese anticorpali, quindi hanno assolutamente nessuna reazione, ma una maggiore difesa. Mobilitati dopo l'appello del presidente Zaia e del presidente Anci Conte, i sindaci. E il supporto delle amministrazioni comunali, alle aziende sanitarie e alla regione è stato proprio quello di andare a contattare in modo puntuale telefonicamente tutti i concittadini del 1936, organizzando anche i trasporti attraverso il voucher del taxi, piuttosto che servizi destinati proprio alle persone che hanno magari delle invalidità, proprio per agevolare anche il trasporto per quelle persone che hanno delle difficoltà a muoversi. Se la giornata avrà successo, la si replicherà anche in altre province. Nel frattempo si attende l'attivazione del portale per le prenotazioni la prossima settimana. Già 45 i trevigiani che si sono offerti come volontari ai centri vaccinali, utili in particolare nell'inserimento dati e nell'accompagnamento degli anziani. Confermato l'arrivo di 18.000 dosi di Pfizer e oltre 5.000 di AstraZeneca, si è potuto infine approntare il calendario delle vaccinazioni per la prossima settimana, che presenta una novità.
e saranno chiamati telefonicamente le persone diabetiche, quindi i diabetici. Andremo ad affrontare questa grande numerosità, perché sono tantissimi, quindi inizieremo ad affrontare le persone diabetiche e quindi mettere in sicurezza questa importante fragilità. Queste quindi le novità di giornata sul fronte delle vaccinazioni, ma vi mostro queste immagini che ci arrivano da Godega di Sant'Urbano e che sono state trasmesse al nostro Lucio Zanato. Oltre un centinaio di persone in coda in attesa del vaccino. Code quindi e qualche disagio che hanno convinto l'ULS 2 a incrementare di 4 unità i 13 operatori medici già presenti e alle prese con le somministrazioni. Questa quindi è la situazione nel tardo pomeriggio di oggi. Lo avete sentito anche nel servizio di Lina Paronetto, in tanti hanno risposto all'appello lanciato ieri di Zaia rivolto ai cosiddetti angeli del vaccino. Tra di loro c'è anche una negoziante trevigiana. Ero seduta come fa la stragrande maggioranza delle persone adesso sul divano a far niente. Stavo guardando il TG di Antenna 3, la diretta di Zaia. In quel momento Zaia fa un appello e dice che cercano volontari per i centri vaccinali. Immediatamente, come il mio istinto, ho mandato una mail alla direzione della USL. Mi hanno risposto dopo un'ora e mezza. Abile e arruolata tra gli angeli del vaccino in tempi record, con tanto di lettera firmata dal direttore della prevenzione dell'ULS 2, Stefano De Rui. È questa la storia di Nicoletta Nalin, titolare di una camiceria storica in centro a Treviso, oggi chiusa a causa del Covid e volontaria nel DNA. Imprenditrice e volontaria, sì, a 360 gradi. Nicoletta fa parte della protezione civile di Zero Branco e dell'EMPA, ma soprattutto è ambasciatrice a Treviso della Dinamo Camp, realtà che si occupa di organizzare momenti di svago per i bambini con patologie. Nicoletta scende di nuovo in campo, stavolta contro il Covid, una partita sia sanitaria che economica. Solo se si vaccina presto si potranno riaprire i negozi, compresa la sua camiceria. Capiamo sta cosa, che se ci vacciniamo riusciamo a partire, prova ne siano gli altri stati che l'hanno fatto e sono ripartiti. In attesa di capire quale sarà il suo compito e in quale centro vaccinale della marca, Nicoletta lancia un duplice messaggio. Soprattutto lancio l'appello, iscrivetevi, date una mano, fate un qualcosa e soprattutto vaccinatevi, per favore. Strettamente è connesso il tema dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari con il governo che sta predisponendo un decreto. Secondo la CGIL serve una norma subito, così da evitare interpretazioni. Noi auspichiamo che si faccia in fretta e che si regolamenti da parte del Parlamento una materia tanto delicata, anche perché in assenza di regolamentazione sull'obbligo vaccinale si inseriscono altri soggetti, si inseriscono i giudici, spesso dando interpretazioni o formulando sentenze che non rispondono però ad una norma. Il Premier Draghi l'ha annunciato senza mezzi termini. Il governo sta preparando un decreto per rendere obbligatoria la vaccinazione anti-Covid per gli operatori sanitari, medici, infermieri, OSS che lavorano a contatto con i malati nelle corsie degli ospedali o delle case di riposo, perché in questi luoghi non può esserci posto per i Novax. L'adesione di medici ed infermieri alla campagna vaccinale in Veneto è molto alta, un po' meno bene andata per gli operatori sanitari, specie nelle RSA. In Veneto siamo oltre mediamente l'80% rispetto alle 348 strutture e 32.500 posti letto circa che assommiamo. Credo sia il dato più significativo d'Italia. Certo è che per chi ha vissuto in prima persona il dramma consumatosi nelle case di riposo è inaccettabile che operatori non vaccinati possano lavorare con persone così vulnerabili. Nel momento in cui fai una scelta professionale di questo tipo di servire, di fare un mestiere a servizio delle persone fragili, credo che in una situazione come questa il fatto di fare il vaccino sia un senso di grande responsabilità, ma di coerenza. Questa è la partita politica istituzionale, c'è poi la pelle viva, la testimonianza di un infermiere, del signor Antonio Sponchiado, che ha lottato contro il Covid, una battaglia che è ancora in corso. È una malattia subdola, tu non puoi dire tanto a me non mi può capitare.
ti capita appunto e basta. Io vedo ancora gente in giro senza mascherina, con le mascherine abbassate, che si abbracciano. La devastazione del Covid Antonio Sponchiado l'ha vissuta sulla propria pelle. Infermiere professionale, si è ammalato a metà novembre e dopo 3 settimane di ricovero tra terapia subintensiva e malattie infettive è tornato a casa, ma gli effetti del virus sono ancora pesantissimi. Sono in convalescenza, ma comunque accuso ancora sintomi tipo astenia, difficoltà respiratoria, mi è saltato completamente il ritmo sonnoveglia e l'appetito anche. Ho perso circa 12 kg. Ogni attività quotidiana, anche la più semplice, è diventata una montagna da scalare. Lunedì ho un nuovo attacco di controllo, spero che il quadro polmonare sia in miglioramento e speriamo bene. Antonio ora è stato vaccinato ed è fermamente convinto della necessità di immunizzarsi per tutti, ancor più per chi lavora con malati e anziani. Io ho eseguito il vaccino per 3 ragioni. Una, per non ricorrere di nuovo a quello che ho subito con l'infezione. 2, per proteggere le persone fragili che vivono con me. E 3, per la protezione dei pazienti stessi. Ora Antonio guarda la vita con occhi diversi e l'augurio che fa a se stesso è il più semplice. Di ritornare a una vita normale, su cui chiedo solo quello. Di poter fare le cose che facevo prima, che adesso non riesco a farle. Cosa? Anche una banale corsa. E c'è poi la partita economica, con un aprile che si preannuncia tra il rosso e l'arancione. Di effetti devastanti parlano le categorie economiche. Le prossime azioni sicuramente cambieranno tono, già con i blocchi del traffico fatti in Veneto, fatti anche in Sicilia nelle ultime settimane, ieri a Milano, a Napoli, a Firenze, si stava iniziando a creare un disagio che prima invece cercavamo sempre di evitare, quindi il futuro è questo e se non arrivano risposte immediate sarà sempre peggio. Si alzano i toni tra molti commercianti e ristoratori trevigiani, la prospettiva di un aprile tra il rosso e l'arancione preannunciata dal governo è l'ennesima doccia gelata e quello di Veneto Imprese Unite un messaggio duro di fronte a un decreto sostegno ritenuto gravemente insufficiente. Si dice che stiamo vivendo una guerra, cerchiamo di non arrivare veramente a vivere una guerra. Per Casartigiani quello di aprile sarà un altro mese senza incassi, devastante per tutti i servizi alla persona. Per il presidente Vincenzo D'Alzilio i saloni di parrucchieri in particolare sono luoghi sicuri, tenerli chiusi favorisce l'abusivismo. Di apnea parla l'ASCOM con Federico Capraro che scatta una fotografia impietosa. Si passa da un quarto a un terzo di alto rischio di imprese che oggi possono chiudere dalla sera alla mattina. Per questo una nuova iniezione di liquidità è urgente, dice Capraro. Oggi abbiamo bisogno di ossigeno. L'ossigeno per le imprese sono denaro. Denaro e accessi al credito. Vedo una nota positiva, perlomeno dal punto di vista occupazionale, la Confartigianato con Vendemiano Sartor, l'estensione della cassa integrazione di settore per 40 settimane anziché le 28 previste, mette al riparo fino a ottobre circa 6.400 lavoratori solo nella marca. E guarda già ottobre e allo sblocco dei licenziamenti Confindustria, per cui bisogna fin da ora creare alternative e pensare a eventuali incentivi. Bisogna pensare ad ottobre che cosa accadrà. Quindi bisogna lavorare anche sull'occupazione e sulla tendenza a voler occupare quelle persone e sul dare degli incentivi per le occupazioni. La cronaca con l'aggressione a Marta Novello, il sindaco di Mogliano Veneto Bortolato ha sentito la famiglia, la speranza è che la ragazza possa tornare presto a casa e l'intera Mogliano è pronta a riabbracciarla. Sicuramente saremo lì tutti ad accoglierla, io per primo, quando rientrerà, e siamo fiduciosi che rientrerà presto. Mogliano è pronta a riabbracciare e a festeggiare il ritorno a casa di Marta Novello, la 26enne di Marocco accoltellata lunedì pomeriggio in via Marignana. Il sindaco Davide Bortolato si è sentito anche ieri con la famiglia sotto shock ma fiduciosa di riportare presto la figlia a Marocco.
Lunedì dovrebbe lasciare la terapia intensiva. Il percorso verso la completa guarigione non sarà né breve né semplice, ma la ragazza, sostenuta da familiari e amici, sta dimostrando tutto il suo carattere. Per lei a Mogliano si continua a pregare, a esporre dei lumini alla finestra. È una città attonita, sgomenta, incredula per quanto accaduto, e poi questa incredulità si è trasformata in un abbraccio nei confronti della famiglia di Marta e in una solidarietà verso Marta. Marta fortunatamente si è risvegliata, sta guarendo velocemente, sta dimostrando tutta la sua forza. Il sindaco annuncia di voler rintracciare e premiare anche i due operai che l'hanno soccorsa per primi, trattenendo il quindicenne che la stava colpendo con il coltello e impedendo con tutta probabilità che la uccidesse. Il ragazzo rimane in carcere al minorile di Treviso con le pesanti accuse di tentato omicidio e rapina, entrambe aggravate dall'efferatezza. L'uso del coltello da cucina, una lama di 10 cm, le 23 coltellate inferte, tanto da venire bloccato mentre ancora la stava colpendo, riversa nel fossato. Ha risposto alle domande del giudice, il quindicenne, affiancato dall'avvocato Matteo Scussat. Le indagini dei carabinieri proseguiranno, familiari e amici sono stati sentiti in caserma, telefono e computer sono sotto esame degli investigatori per capire a cosa gli servissero i soldi che cercava al punto da aggredire una sconosciuta per strada. Sempre per la cronaca, giovane pregiudicato gira armato di coltello è stato fermato dai carabinieri. La stazione dei carabinieri di Pieve del Grappa ha deferito in stato di libertà per il reato di porto di oggetti atti ad offendere un 19enne della provincia di Belluno, ma già conosciuto alla giustizia. Il giovane era stato controllato mentre circolava a piedi nel territorio di Paderno, precisamente in via Cadorna. Addosso aveva un coltello debitamente sequestrato, sanzionato anche per aver violato le disposizioni anti-Covid. Incidente mortale ieri sera in zona industriale a Spresiano. Un camionista di 63 anni è stato travolto dal tir che aveva guidato per l'ultima volta prima di cambiare lavoro. Il tir è ancora parcheggiato lì, dove ieri sera tra le sue ruote è morto chi poco prima l'aveva guidato per l'ultima volta. Guglielmo Gava, 63 anni di Scorza, stava infatti passando le consegne ad un collega perché stava cambiando lavoro. Una giornata normale a spiegare al quarantenne rumeno i compiti giornalieri fino alle 18, quando il tir è giunto nella zona industriale di Spresiano, tra via Padania e via della Libertà. Una sorta di capolinea a questo incrocio, dove Gava è sceso salutando il collega. Poi tutto in un attimo, il tir che ingrana la marcia e l'autista svolta a sinistra senza accorgersi che sulla strada c'è ancora il 63enne, che viene investito finendo tra le ruote. Gava muore sul colpo, schiacciato dal mezzo pesante. Poi l'arrivo immediato dei soccorsi, la disperazione del conducente, i rilievi della polizia. Guglielmo Gava era trevigiano, ma da diversi anni abitava nel veneziano a Scorzè. Nella Marca lo ricordano come presidente negli anni 90 della FITA CNA. Lascia il figlio Andrea, raggiunto a Milano dalla terribile notizia. Una chiesa di Santa Maria del Rovere, gremita nel rispetto delle regole anticontagio, ha salutato questa mattina Pierina Maso, mamma dell'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo, scomparsa martedì scorso all'età di 92 anni. Folta la presenza di consiglieri comunali ed ex assessori, ma soprattutto di amici e conoscenti di una delle famiglie storiche della politica trevigiana. A officiare le esequie il parroco Don Adelino Bortoluzzi, che ha sottolineato la profonda religiosità di mamma Pierina, che si è compiuta nella sua missione di moglie, madre fino agli ultimi giorni, di nonna e bisnonna, con un sorriso e un consiglio per tutti nella sua grande famiglia. Rimaniamo a Treviso, dove un altro dei luoghi di storia, arte e cultura è in vendita. L'annuncio è comparso sul sito di una delle agenzie più attive in città. Da qui l'appello di parte del mondo della cultura. Maestro Calperin, lei lancia un appello alla città e non solo. Sì, perché si preservi e si lasci incontaminato un luogo dove ha lavorato un grande artista. L'artista, o meglio gli artisti in questione, sono Tony e Simone Benetton, perché il loro laboratorio è in vendita. L'annuncio è spuntato da qualche settimana sul sito di una delle immobiliari più attive in città. 1100 metri quadrati, lungo via delle Caselle, laterale della strada che un tempo portava all'entrata dell'ospedale psichiatrico di Sant'Artemio. Un'area suggestiva a ridosso del fiume Limbraga, dove l'archeologia industriale segna ancora il passaggio della Permastelisa e più in là della latteria di Treviso, diventata poi Tremellat. Ma il vero gioiello di storia ed arte sono queste fucine, dove prima Tony e poi il figlio Simone hanno plasmato il ferro in emozioni fisiche, alcune ancora presenti sul piazzale dei laboratori. Poco più di 300.000 euro la richiesta
per un luogo di storia, arte e cultura che forse meriterebbe qualcosa di più di un investimento immobiliare. Bisognerebbe lasciarla come sta, perché potremmo andare là e respirare quello che lui ha respirato prima delle sue creazioni. Un appello che l'ex preside, ma soprattutto l'uomo di cultura trevigiano, lancia sia al mecenatismo privato che all'attenzione del pubblico, perché le fucine circolari non rischino la sorte di altri luoghi della città, e il riferimento è alla Casa dell'Americano di Fiera. Potrebbe essere uno spazio culturale accessibile a tutti, uno spazio culturale naturalistico e soprattutto un punto di ritrovo e un punto di riferimento per artisti, amanti della natura e amanti della città. Di Treviso. Per noi adesso c'è la pubblicità. A dopo. Di nuovo in diretta per raccontarvi di un sabato davvero particolare, un sabato particolare di matrimoni a Treviso. Protagonista l'ex sindaco Gentilini. L'autorità deve avere anche la sedia gestatoria. Io non l'avrei mai messo una cosa umile così con la bellezza di tutta la sala. Passano gli anni, ma Gentilini non cambia mai. Nello specifico 8 quelli trascorsi da quando lo sceriffo di Treviso ha celebrato il suo ultimo matrimonio, ma è sembrato ieri per l'attenzione che da sempre riserva per la sua Treviso e nello specifico per il suo municipio. Ed è sembrata più per lui una giornata speciale che per gli sposi, peraltro anche loro volti noti della città. Del resto non poteva essere che lui a unire in matrimonio l'ex assessore ai lavori pubblici Giuseppe Basso, in versione straordinaria con completo e panciotto rispetto alla mise da cantieri a cui ci aveva abituato durante il suo mandato, e la sua fidanzata storica Deborah Cattelan, che dopo 25 anni da oggi passa ufficialmente nel ruolo di consorte. Loro, oltre al fatidico sì, hanno detto ben poco, travolti dal fiume in piena gentiliniano. Carissimi sposi, è un motivo di orgoglio e di simpatia di avermi scelto come quello che santifica il vostro amore. L'amore, sapete, io lo dico sempre, è l'amore che muove tutte le cose, diceva Dante. Citazione in linea con le celebrazioni per i 700 anni della morte del sommo poeta, per un matrimonio destinato a rimanere sugli annali anche per i 92 splendidi anni del celebrante. Numeri che, oltre al viva gli sposi, fanno ben sperare per un'unione più che mai duratura, vergata con il pennino al limite della rottura da un Gentilini più che mai in forma, che non ha fatto pesare l'assenza degli invitati causa Covid. Una cerimonia speciale anche con un fotografo speciale, il sindaco Mario Conte. Avevo sbagliato. Occhi aperti. Sì, sì. Vi raccontiamo adesso la Via Crucis, davvero particolare, andata in scena ieri sera nella parrocchia di San Biagio di Callalta. Sono le note di Albinoni ad accompagnare lo scoprimento del crocifisso sull'altare. È il momento più emozionante sofferto della Via Crucis a San Biagio di Callalta. Una Via Crucis diversa dal solito, fatta di musiche e suggestioni, che vuole restituire al rito il suo significato profondo. È la via che mostra davvero l'amore di Dio Padre per ciascuno di noi. La passione di Cristo fino al Golgota, in chiave multimediale, ha visto al lavoro tanti giovani della parrocchia, chi al suono, chi alle luci. Ci siamo persi un bel po' di sere qua. Finito il lavoro siamo venuti a preparare. In una chiesa con ingressi contingentati causa Covid, più volte il pensiero è andato alla battaglia quotidiana contro il virus. Offriamo un messaggio a tutti i nostri anche più ammalati, anziani, chi ha vissuto il Covid e chi lo sta vivendo in questo momento. Ecco, un messaggio di speranza, di fiducia nel Signore che è capace di superare queste nostre croci quotidiane. Il senso della croce, quindi, in epoca di affanno, infine una preghiera, quasi un'invocazione. Andiamo adesso a Belluno.
In apertura della cronaca dal Bellunese, il punto aggiornato sul contagio, ma soprattutto sulle vaccinazioni. 61 pazienti in area non critica, 15 negli ospedali di comunità, 8 in terapia intensiva, 37.623 le dosi di vaccino inoculate, 56% degli over 80 che hanno fatto la prima dose. Questi i dati essenziali della campagna vaccinale dell'azienda sanitaria Dolomitica. La novità è che siamo partiti con la somministrazione dei monoclonali anche nel nostro ospedale di Belluno, e questa è una bella notizia perché è una linea aggiuntiva che serve per chi ha già contratto il virus. Ottimo il risultato dei drive-in allestiti di volta in volta in località diverse. Code ordinate, anamnesi del paziente che ha ricevuto la convocazione, pochi minuti per fare il vaccino e poi l'invito a rimanere in parcheggio un quarto d'ora per escludere complicazioni. L'altra bella notizia, dal mio punto di vista, è che la campagna vaccinale sta prendendo piede in maniera importante. Stiamo facendo circa 2.000 vaccinazioni al giorno, che è un numero significativo, mettendo in campo operatori non solo del Dipartimento di Prevenzione che tiene la regia, che è quello che sta organizzando la campagna nel nostro territorio, ma anche il personale del distretto, degli ospedali, tutti si stanno dando una mano, i medici di base stanno rispondendo in maniera entusiasmante, devo dire, per un direttore generale, si stanno organizzando, stanno dando delle risposte nei territori che noi abbiamo più difficoltà a raggiungere, e questo credo sia un bel segnale anche per la popolazione. C'è poi la partita economica, perché continua la protesta degli esercenti anche tra le Dolomiti, in particolare quella dei ristoratori. Molti di loro hanno aderito al movimento Mio e dopo la contestazione fatta a Marghera, al di fuori della sede della Protezione Civile, durante la quotidiana conferenza stampa del presidente Zaia, oggi i promotori hanno fatto tappa a Belluno per un ulteriore coordinamento delle iniziative. 6 di aprile. I ristoratori vogliono aprire. I ristoratori non vogliono aprire, devo farti una correzione. I ristoratori che fanno parte della famiglia Mio Italia, e spero molti altri, apriranno il 6 aprile. Da qui ad allora un appuntamento importante messo in calendario a Venezia. Sì, martedì il nostro presidente Luca Zaia riceverà una delegazione di Mio Italia che rappresenta i ristoratori del Veneto. Cosa vi aspettate da Zaia? Ci aspettiamo da Zaia. Zaia in Veneto ha avuto il 76% dei voti e credo che sia la persona che ha più potere in questa regione, no? E più consenso. Quindi ci aspettiamo un'apertura, una collaborazione. Diciamo che fino ad oggi non l'abbiamo sentito molto presente. Ecco, tutto qua. E da Roma arrivano direttive che prevedono la chiusura della locale caserma dei Carabinieri. Il paese Gosaldo, nella Gordino, si ribella. Un paese che in centro non ha nemmeno un bar si aggrappa alla sua caserma. È il Gosaldo che detiene il record delle frazioni, avendone ben 99, anche se di queste una trentina sono disabitate da dopo l'alluvione del 66. Tutti schierati in difesa del presidio dei Carabinieri. Il piccolo comune nostro, vedere la sera... essendo un comune di la percentuale altissima di anziani, veder passare sulle strade la macchina di Carabinieri, le luci, dopo quello che abbiamo passato con Vaia, con la calamità di dicembre, con l'inverno tosto, è fondamentale. I cittadini di Gosaldo vogliono e rilanciano attraverso una petizione che la caserma resti aperta. Sì, la caserma per un paese come Gosaldo è sicuramente fondamentale, perché Gosaldo è un paese che è lontano dalle altre caserme, ci vogliono quasi 20 minuti per arrivare partendo da Agordo, da Fiera di Primiero, e quindi questa petizione ho deciso di supportarla proprio perché la caserma è una cosa primaria per Gosaldo. Non possiamo chiedere alla gente di fermarsi a vivere in montagna quando poi i servizi vengono lentamente a mancare. Chi tutelerà i nostri bambini, gli anziani e tutti noi sul territorio?
Ci sono frazioni da un abitante come Celdres o da due come Zavat, 60 chilometri di strade nel comune e se togliessero i carabinieri, poi la caserma più vicina sarebbe quella di Agordo, distante 16 chilometri ma in montagna. Dopo Vaia, dopo l'alluvione dello scorso dicembre, quando Gosaldo fu tra i comuni più colpiti, dopo il muro di neve caduto in inverno, gli abitanti del paese non vogliono subire questa nuova iattura. Io so che lotterò fino alla fine con tutto quello che posso, con tutte le mie forze, per cercare di mantenere il servizio di carabinieri sul comune di Gosaldo. Domani su Antenna 3 la prima puntata della rubrica Pillole di Digitale, le lezioni in TV dedicate ad anziani e disabili per imparare a usare lo smartphone e il digitale, prenotare una visita online, a parlare con i nipotini su FaceTime, navigare su internet, mandare un messaggio su WhatsApp, utilizzare delle app. Pillole di Digitale andrà in onda su Antenna 3 da questo weekend, la domenica alle 13.30, quindi domani alle 13.30 subito dopo la nostra diretta del mezzogiorno, e il martedì alle 11.40. Sempre come comunicazione di servizio torna l'ora legale, torna stanotte esattamente alle 2 di questa notte, scatterà il cambio dell'ora, le lancette degli orologi si dovranno spostare in avanti di un'ora, l'ora di smartphone, tablet, computer e di qualsiasi dispositivo connesso a internet si aggiornerà automaticamente. È tutto anche per questa edizione, non ci sono particolari aggiornamenti da Treviso e Belluno, adesso le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Da oltre 40 anni produciamo serramenti in linea con le tendenze del momento. Chiama per un appuntamento. Infinity, i tuoi serramenti esclusivi. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in aumento, ma non si esclude ancora qualche fenomeno nella giornata di domenica 28 marzo. Diamo uno sguardo più approfondito alla situazione. Sul Veneto avremo generali condizioni di bel tempo, con un ampio soleggiamento e solo con qualche addensamento e occasionali piovaschi sui rilievi. Sarà più asciutto invece altrove. Temperature ancora in graduale aumento, minime tra 2 e 7 gradi, massime invece tra 10 e 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo, vedete, sarà instabile, con alternanza di momenti asciutti ad altri con qualche precipitazione a carattere sparso. Temperature minime tra 3 e 9 gradi, massime sugli 11-14 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto non cambia lo scenario, tanto sole, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime sui 18 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Da oltre 40 anni produciamo serramenti in linea con le tendenze del momento. Chiama per un appuntamento. Infinity, i tuoi serramenti esclusivi.